Il mio cibo è fare la volontà di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Siamo alla decima domenica del tempo ordinario, accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 3, dal 20 al 35. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiare la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Allora attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero, ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Amen. Cari amici, il brano di oggi ha due parti. La prima parla degli scribi, di coloro che giudicano Gesù, condannano Gesù, dicendo ciò che lui dice, ciò che lui fa, non viene dallo Spirito di Dio, ma da uno spirito impuro. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Non riconoscere l'opera di Dio in Gesù Cristo, anzi rifiutarla, non solo essere indifferenti, ma essere anche contro questa opera. Gli scribi e i farisei erano contro Gesù, cercavano in tutti i modi di accusarlo, di condannarlo, hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo. Vediamo poi che la folla è attorno a lui, lo ascolta, è innamorata della sua parola, di ciò che fa, di ciò che compie, di come parla del regno di Dio, cosa che invece quando gli scribi e i farisei stessi che accusavano Gesù parlavano, la folla non era entusiasta. Ma con Gesù tutti hanno un nuovo zelo per il regno di Dio. Arrivano poi Maria e i parenti di Gesù e gli dicono c'è qui fuori tua madre e i tuoi parenti. Ma Gesù dice chi sono i miei fratelli e chi è mia madre? È una domanda molto forte, molto toccante. Gesù dice guardatevi attorno tutte queste persone che mi stanno ascoltando, che cercano, ricercano la volontà di Dio, il progetto del Padre, una cosa nuova che gli scribi e i farisei non vi stanno dicendo. Io ve la sto annunciando, ecco chi sono i miei parenti. Fare la volontà del Padre significa cercarlo. Pensate che nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 4, nell'episodio della Samaritana, quando i discepoli vanno in paese per portare del cibo a Gesù, Gesù a un certo punto dice, non ho fame.
Loro dicono: come mai? Chi ti ha dato da mangiare? Gesù risponde dicendo: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Oggi dice: chi fa la volontà di Dio è fratello, sorella e madre mia. Capite che Gesù è il modello di chi fa la volontà del Padre. Significa ascoltare Dio che ogni giorno ci parla con la sua parola e ricercare il meglio che viene da Lui, la sua promessa che anche oggi si realizza nelle nostre vite. Allora vi invito, aprite il cuore, aprite le mani, le braccia come segno di disponibilità a Dio. Grazie Signore, grazie perché oggi Tu mi insegni a camminare con Te. Mi insegni che il mio cibo, il primo e anche quello vero nella mia vita di cristiano, è fare la volontà di Dio, del Padre. Insegnami a camminare nelle Sue vie, insegnami a camminare ascoltando sempre la Sua parola. E a Te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è: il mio cibo è fare la volontà di Dio. Che sia proprio così per noi oggi. Avere un cuore aperto e desiderare dal profondo del nostro cuore di compiere, realizzare la Sua volontà. Come conoscerla? Accogli il Vangelo, accogli la Sua parola giorno dopo giorno. Con il nostro seminario online, Gesù nei quattro Vangeli, lo potete vedere, scoprire e seguire come ce l'hanno trasmesso i testimoni che furono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!